po' di rammarico per me c'è, perché eravamo molto vicini, quando sei a 5 minuti dalla fine sei là, ti dispiace un po', però penso che noi abbiamo fatto una grandissima prestazione, specialmente nel primo tempo dove ho visto un grande calcio, potevamo fare molti più gol, non abbiamo chiuso la partita, poi abbiamo sofferto un po' i lanci lunghi, spizzate, queste cose qua, però i ragazzi sono stati veramente grandi, quello che mi interessava era che fanno una grande prestazione, lo hanno fatto. Ma noi anche altre due abbiamo fatto bene, non abbiamo fatto bene su calci piazzati, prendendo 3 gol in 2 partite, e questo ci ha costato i punti, questo mi dispiace, no? Però oggi ragazzi, cioè anche a livello veramente tecnico di gioco, intensità, ma molto molto bene. No, coreografia era veramente fantastica, anche ambiente, tutta la partita è stato veramente tutto bello, no? Tutto come deve essere. C'è anche qualcun altro mi ha fatto notare questa cosa, che ho cominciato con lui e finita con lui. No, io sono contento, perché quando un giocatore, io l'ho visto bene già da tempo che non giocava mai praticamente, l'ho visto bene, carico, penso che ha fatto una partita veramente importante. Penso che la logica di Crotone deve rimanere questa, cioè di sì, qualche giocatore esperto, ma tanta gente giovane, vogliosa, che ha margini di miglioramento importanti come quest'anno, no? Che abbiamo visto dall'inizio alla fine, giocatori trasformati, perché sono giovani, hanno margini di miglioramento, per cui secondo me, come Ursino dice, sicuramente Crotone rimane sulla quella strada, no? Sì, penso che siamo stati l'unica squadra che non ha mai calato. Cioè questo è il grande valore dei miei ragazzi, penso che mentalmente sono più forti degli altri, che al di là di qualsiasi cosa succedeva loro andavano sempre forte, sempre al massimo. Abbiamo avuto anche una panchina molto lunga dove facciamo tanti cambi,